ibrida, tecnologica, sportiva. Ciao a tutti amici di autoprove.it e benvenuti alla prova su strada della Mercedes-Benz Classe C Station Wagon ibrida plug-in. Avviciniamoci per conoscerla meglio. Ed eccola qui la Mercedes-Benz Classe C Station Wagon nella versione ibrida plug-in. Uno sguardo intanto alle dimensioni: larga 1,82 m, lunga 4,79 m, alta 1,45 m. Non passa inosservata in questo rosso Patagonia, come non passa inosservata per il generosissimo passo di 2,86 m. Uno sguardo intanto al frontale: a me piace tantissimo con questa calandra a sviluppo orizzontale. Vedete quelle piccole stelline a definire una vera e propria costellazione attorno al logo di casa Mercedes. E poi che dire di questi fari anteriori full LED a goccia? Non sono i Matrix, però veramente molto belli, garantiscono un ottimo fascio luminoso. Pacchetto AMG Line, quindi cerchio e lega da 18 pollici, non particolarmente generoso, buona la spalla che garantisce un ottimo assorbimento anche sulle buche più profonde. Che dire della fiancata con questa prominente minigonna laterale, linea di cintura che non sale moltissimo verso il retro dove troviamo questi bellissimi fanali posteriori a sviluppo orizzontale full LED, molto bello il design. E poi che dire dello spoilerino posteriore con questo paraurti sportivo estrattore, purtroppo però i terminali di scarico qua sono effettivamente finti male. Sulla fiancata troviamo poi la presa per la ricarica della batteria da 25,4 kWh, volendo optional si può avere la combo da 50 kW per caricare in corrente continua. L'ingresso non è keyless in questo caso perché si paga a parte, e accediamo all'interno dell'abitacolo. Ed eccolo qui l'abitacolo della Mercedes-Benz Classe C, ingresso con la chiave in questo caso, accensione con un semplice tasto a rivelarci una configurazione che trovo veramente molto bella e funzionale. Quadro strumenti completamente digitale da 12,3 pollici disposto orizzontalmente, abbinato ad un bel sistema di infotainment centrale da 11,9 pollici disposto in verticale, sovrastato dalle bocchette del clima plancia che nell'insieme valorizza lo sviluppo orizzontale, allarga questo abitacolo che però di suo già ci dà una certa sensazione di ampiezza. Bello il volante multifunzionale, questo arriva con il pacchetto AMG Line, come anche i tappetini dedicati. Volante multifunzionale, tasti che sono sia fisici che a sfioramento che a me personalmente non fa impazzire perché non lo trovo sempre molto funzionale. Abbiamo quindi un bel quadro strumenti digitale completamente configurabile, il tutto lo andiamo a gestire attraverso la parte sinistra del volante, mentre la destra, che è poi sostanzialmente speculare, ci permette di gestire il sistema di infotainment centrale. E quindi largo alle configurazioni, possiamo scegliere la visuale che preferiamo, c'è ad esempio questo stile discreto, possiamo poi scegliere i colori, combinazione colori che va a cambiare anche per quanto riguarda il sistema di infotainment centrale. Vi faccio poi dare uno sguardo a questa visuale che trovo veramente molto bella, quella sportiva, valorizza sicuramente la vena corsaiola di questa versione da 313 cavalli. Possiamo poi scegliere ad esempio di avere la navigazione a tutto schermo, e qui effettivamente il vantaggio di avere un modulo dati di bordo si nota, perché abbiamo sotto mano tutte le principali informazioni che riguardano, perché no, ristoranti, parcheggi nelle vicinanze, la visuale assistenza con il focus chiaramente sugli ADAS, oppure quella dedicata alla manutenzione per avere sotto mano tutte le scadenze.
differenze. Torno invece alla visuale classica, che è quella che poi ci propone a sinistra la velocità, in basso l'autonomia residua espressa in chilometri per il nostro serbatoio a benzina da 50 litri, mentre invece vedete a destra i giri motore, la dinamica di funzionamento del sistema ibrido che possiamo visualizzare anche al centro. Vedete poi la parte centrale comunque pienamente configurabile per richiamare, perché no, la navigazione o i media, mentre invece lì in basso notate l'indicatore dell'autonomia residua espressa in chilometri per quanto riguarda la batteria da 25,4 kWh. Tutto è a portata di mano, volendo optional si può avere anche l'EDAP display che proietta le informazioni principali direttamente all'altezza dei nostri occhi, però secondo me questa configurazione è più che sufficiente. Su questa parte invece del volante troviamo i comandi che riguardano i tanti sistemi di sicurezza e assistenza alla guida presenti a bordo della vettura. Lato destro, vi dicevo, per la gestione del sistema di infotainment centrale da 11,9 pollici possiamo richiamare anche qui direttamente le funzioni con lo sfioramento o il tasto fisico che effettivamente va schiacciato. Qua invece abbiamo la gestione dei media, l'assistente vocale, alziamo abbassiamo il volume, qui un tasto jolly per richiamare una funzione per noi particolarmente importante. Volante che bello cicciotto, paccuto, però tutto è a portata di mano, buona l'impugnatura, estremamente ergonomica. Qua dietro noterete le levette per la gestione del cambio automatico a 9 rapporti. Plancia dominata dallo schermo del sistema di infotainment centrale, un sistema di infotainment che ingloba anche i comandi per il clima. Una scelta che a me non fa impazzire, però in questo caso vedete è abbastanza razionale, perché la sezione bassa dello schermo resta sempre dedicata al climatizzatore, che volendo optional può essere anche trizona. Abbiamo chiaramente il telefono, connessione all'auto veramente rapida, veloce, peraltro c'è il mirroring Apple CarPlay e Android Auto wireless, radio che è anche digitale, media. Qui invece dalle impostazioni comfort gestiamo le luci ambiente che corrono qua dietro alle bocchette del clima, sui pannelli porta sia anteriori che posteriori. Possiamo scegliere un'impostazione monocolore, quindi settiamo noi il colore che preferiamo, un multicolore con un effetto cangiante che è veramente bellissimo e riguarda anche qui la parte alta del cielo. Vi faccio poi dare uno sguardo alla navigazione, fluida e intuitiva quella di casa Mercedes-Benz, principali monumenti delle nostre città che sono peraltro riprodotti in 3D, una navigazione connessa che quindi vedete ci permette di avere informazioni in tempo reali come traffico, parcheggi, ristoranti, ma anche e soprattutto colonnine di ricarica disponibili lungo il percorso, occupazione, tipologia di colonnina, tutto veramente a portata di mano, quindi possiamo pianificare il nostro viaggio con la versione ibrida plug-in in assoluta serenità. La fluidità di questo infotainment è veramente importante. Eccomi allora al volante di questa Mercedes-Benz classe C ibrida plug-in per raccontarvi come va su strada questo motorone da 313 cavalli e ben 550 newton per metro di coppia. Voglio partire intanto dalle dimensioni che sono importanti. L'auto è larga 1,82 m, lunga 4,79 m, alta 1,45 m, per un generoso passo di 2,86 m. Quindi diciamo la classe C offre veramente in questa versione station wagon dimensioni importanti, ma offre anche prestazioni di tutto rispetto, perché qui siamo quella versione ibrida plug-in, 313 cavalli di potenza complessiva che vengono fuori dal lavoro congiunto simbiontico di due motori, un motore 2004 cilindri a benzina da 204 cavalli e un motore elettrico da ben 129 cavalli che è montato nella scatola del cambio automatico G-Tronic a 9 rapporti. Il risultato è una vettura estremamente brillante, reattiva, basta settare in sport per rendersi conto delle doti dinamiche eccezionali che questa vettura riesce a tirar fuori grazie al baricentro molto basso che la schiaccia a terra e la rende veramente ideale anche sui tornanti più stretti di una strada di montagna. Parlando della dinamica di guida, beh, questa è accompagnata, vi dicevo, dal cambio automatico G-Tronic a 9
rapporti con palette al volante, ma è accompagnata anche da una batteria da 25,4 kWh che è montata sotto al piano di carico del bagagliaio. Questo significa rinunciare a 135 litri di capienza rispetto alla versione non ibrida ricaricabile, però significa avere comunque un'auto che anche dietro è molto ben schiacciata a terra, complice il peso che deriva appunto dalla batteria agli ioni di litio. Parlando della dinamica di guida, lo sterzo è sempre preciso, molto progressivo, configurabile, perché poi basta cambiare fra le varie modalità di guida disponibili a bordo per capire come anche la dinamica dello sterzo va a cambiare, ma è uno sterzo comunque sempre molto diretto, non particolarmente disintermediato rispetto alla dinamica delle ruote. Questo a me è piaciuto perché è effettivamente non rigido ma comunque sempre preciso. Parlando dell'auto, vi dicevo, ottimo il lavoro che è stato fatto per schiacciare la vettura a terra. Abbiamo davanti un MacPherson, un multilink al posteriore, trazione posteriore, quindi auto veramente ideale anche e soprattutto sulle lunghe percorrenze. Considerate che grazie al serbatoio a benzina da 50 litri noi riusciamo a fare, fra elettrico, quindi autonomia della batteria, e autonomia del serbatoio a benzina, riusciamo a fare circa 1000 km veri, che non sono propriamente pochi. Su strada la versione ibrida plug-in si muove veramente molto agile, perché abbiamo dalla batteria da 25,4 kWh un'autonomia di 90 km veri. La casa ne dichiara un centinaio, nella mia prova ho verificato che 90 km in solo elettrico sono assolutamente a portata di mano, e questo rappresenta un grandissimo plus. Pensiamo magari al classico spostamento casa-lavoro, una quindicina di chilometri al giorno, noi ricaricando la vettura soltanto nel fine settimana riusciamo a coprire tutti i giorni lavorativi in solo elettrico, quindi sfruttando comunque l'auto in una dinamica di estremo comfort, perché sembra di avere a che fare appunto con una vettura esclusivamente a batteria. Il consumo in quel caso di carburante è irrisorio, Mercedes dichiara 0,6 litri su 100 km. Lo scenario cambia radicalmente invece a batteria completamente scarica, laddove abbiamo a che fare comunque con un'auto che ha un suo peso, siamo quasi a 2 tonnellate e quindi il consumo sale, saremo intorno ai 7,5 litri su 100 km, con un po' più di attenzione sul pedale dell'acceleratore, evitando la modalità sport, si riesce anche a fare una media di 7 litri su 100 km. Punto di forza però dell'ibrido plug-in, per come la vedo io, è la dinamica di lavoro congiunto termico ed elettrico, con un boost importante che viene proprio dal motore elettrico da 129 cavalli. La coppia è generosa, considerate che riusciamo a scattare grazie ai 550 newton per metro di coppia nello 0-100 in 6 secondi, e l'auto progredisce poi a valanga fino a 240 km orari, all'insegna però di un comfort e di una silenziosità che è veramente invidiabile. Quindi è stato fatto un grandissimo lavoro sull'insonorizzazione e sulla riduzione dei frusci aerodinamici. Quindi ci sono questi due macro scenari, sicuramente sfruttare la dinamica ibrida è quello che mi sento di consigliare per valorizzare al meglio questa motorizzazione. Vi dicevo, quindi 313 cavalli di potenza complessiva di sistema. Vi dico anche comunque che, essendo una vettura ibrida plug-in, è vero che andiamo a sfruttare la frenata rigenerativa e quant'altro, però la batteria va ricaricata dall'esterno. Lo possiamo fare nei tre classici macro scenari: a casa a 2,3 kW, però considerate che impiegheremo ben 11 ore, alla colonnina la vettura accetta fino ad 11 kW e quindi carichiamo la batteria in circa 2 ore e 30, optional il caricatore da 50 kW in corrente continua, beh in quel caso lì riusciamo a portarci a casa una ricarica completa in circa 45 minuti, è un accessorio, costa 700 euro, mi sento comunque di consigliarlo. Parlando di tecnologie, ce ne
sono tantissimi, l'avete sentito, siamo nei fatti alle prese con una guida autonoma di secondo livello. È vero che molti ADAS arrivano come optional, però ci permettono un grandissimo comfort, io mi sento assolutamente di consigliarli. Quindi abbiamo il cruise control adattivo, la frenata automatica d'emergenza, il blind spot, quindi ci sono dei LED in corrispondenza degli specchietti laterali esterni che ci avvisano di veicoli o motoveicoli in avvicinamento laterale, riconoscimento dei segnali stradali, chiaramente anche l'avviso del traffico posteriore. Questo è molto utile perché abbiamo un'auto che è lunga nei fatti 4,80 m, quindi quando usciamo da un parcheggio l'angolo cieco posteriore pesa tantissimo. Attenzione però, perché vi dicevo, insomma, molti dispositivi arrivano come optional. Io mi sento ad esempio di consigliare i fari anteriori adattivi full LED con tecnologia Matrix, che veramente amplificano ancora di più il comfort e ci permettono di viaggiare poi alla fine sempre con gli abbaglianti impostati, ma evitando di disturbare i veicoli che ci precedono o provengono in senso contrario. Quindi tantissima la tecnologia. Vediamo però adesso al capitolo prezzi. Quanto costa questa Mercedes-Benz classe C Station Wagon? Bel listino, attacca a circa 65.000 euro per la versione ibrida plug-in C300e. È chiaro che in questo caso vedete molti accessori già presenti all'interno e all'esterno della vettura, il prezzo quindi raggiunge i circa 70.000 euro, ma nel caso vogliate mettere ad esempio i LED Matrix anteriori, implementare quindi i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, si superano facilmente i 75.000 euro. Prima di tornare a mostrarvi altri dettagli dall'abitacolo di questa Mercedes-Benz classe C Station Wagon, ci tengo però a parlarvi delle cose che mi sono piaciute e che non mi sono piaciute dal test. Avevo già provato la Mercedes-Benz classe C Station Wagon, in quel caso era la mild hybrid diesel. Devo dire però che questo motore ibrido ricaricabile plug-in mi è piaciuto tantissimo. Non credevo si potessero fare 90 chilometri veri in solo elettrico, invece questa classe C ci riesce grazie all'ottimizzazione dell'energia, dei flussi energetici all'interno della batteria. Il comfort è massimo durante la settimana, quindi ci si sposta in solo elettrico, ma abbiamo una schiena incredibile, 313 cavalli, 550 newton per metro di coppia. Non so se l'avevo già detto qua sul canale, ma io ho un debole per le station wagon sportive e cattive, le preferisco veramente a qualsiasi altro segmento, non ci si aspetta quelle prestazioni, eppure sono a portata di mano con un'auto come questa qui. Quindi la motorizzazione è semplicemente incredibile, 550 newton per metro di coppia per uno scatto 0-100 in 6 secondi sono dati da sportiva vera, nonostante comunque il peso, perché vi dicevo siamo nell'ordine delle 2 tonnellate. Quindi motorizzazione assolutamente promossa, consumi irrisori perché vi dicevo a batteria completamente scarica comunque riusciamo con una certa attenzione a raggiungere i 7 litri su 100 km e comunque abbiamo a che fare con un'auto che tra autonomia della batteria, autonomia del serbatoio a benzina 50 litri ci accompagna per 1000 km, quindi veramente un viaggione in Europa riesce con grande facilità a bordo di questa C300e. Parlando delle cose che mi sono piaciute, sicuramente il design, lo avevo già detto in occasione della precedente prova in compagnia di classe C Station Wagon, quest'auto secondo me trasuda personalità da ogni poro, a me piace moltissimo sia davanti che dietro, sportiva, cattiva, in un certo senso se vogliamo anche in controtendenza rispetto ad alcune linee di design che vedo sulle ultime Mercedes, a me continua veramente a convincere tanto fuori ma anche dentro, perché comunque l'abitacolo è attento al dettaglio e tecnologico. Proprio l'aspetto delle tecnologie è un altro grandissimo plus e pro secondo me di questa classe C, guida autonoma di secondo livello, tantissimi gli ADAS, quindi un'auto completamente configurabile grazie anche all'applicazione dedicata. Parlando invece delle note dolenti, cosa non mi ha convinto? Allora, c'è un tema secondo me legato alla frenata. La frenata di quest'auto l'ho trovata un po' spugnosa, non molto reattiva. Non so se sia stata una scelta voluta, perché comunque sulle ibride plug-in abbiamo molto freno motore, abbiamo frenata rigenerativa comunque in azione, però la frenata me la sarei aspettata un po' più pronta, un po' più diretta e reattiva.
positiva. Tra le cose che non mi hanno convinto, ve l'ho detto anche prima, c'è un grossissimo tema: visibilità posteriore limitata, il lunotto è contenuto, inclinato, i montanti sono generosi, ma anche davanti il cofano è lunghissimo, bombato, quindi ci sono molti angoli ciechi, e quindi vi consiglio assolutamente di scegliere il sistema di telecamere a 360 gradi che arriva come optional su questa classe C. Parlando poi delle cose che non mi hanno convinto, ecco, c'è proprio il tema degli optional. È un'auto estremamente ricca di accessori, la configurazione attraverso il sito richiede veramente molto tempo, perché si può veramente portare a bordo di quest'auto il non plus ultra a livello di tecnologia e comfort, però secondo me alcuni accessori dovrebbero essere previsti di serie. L'ingresso keyless, ad esempio, il sistema di telecamera a 360 gradi, insomma, cara Mercedes, uno sforzo in più per aumentare le dotazioni di serie si può e deve fare anche a bordo di questa classe C station wagon. Una gestione che comunque può essere accompagnata ad un classico Apple CarPlay Android Auto per utilizzare, perché no, Google Maps. Torno alla home, le impostazioni della vettura chiaramente qui sono molto complesse, complete, perché abbiamo tutti i vari sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, gestiamo le luci, gestiamo chiaramente la dinamica di una vettura che è ibrida plug-in, quindi ricaricabile. Possiamo quindi gestire, vedete, la ricarica lo possiamo fare sia dall'interno vettura che da remoto tramite l'applicazione Mercedes-Benz, e qui vedete accediamo ad una visuale che è quella completa, che ci permette, vedete, di sapere come stanno lavorando i due motori, il motore termico, il motore elettrico, che tipo di sinergia sta venendo fuori, che tipo di prestazioni stiamo in quel momento specifico sfruttando. Chiaramente il sistema è connesso in rete, quindi abbiamo le app, quelle della suite Mercedes Me, ma sono anche quelle legate appunto al meteo, possiamo sapere il meteo appunto in tempo reale della nostra destinazione, quello che sarà appunto lo scenario che andremo a trovare alla fine di un viaggio. Insomma, tutto è veramente semplice e intuitivo. Poi c'è lo store per poter implementare ulteriori funzioni all'interno del sistema di infotainment, un sistema di infotainment che è connesso e quindi si aggiorna da remoto on demand. Parte bassa dedicata appunto al climatizzatore che in questo caso è bizona, volendo, vi dicevo, optional il trizona, possiamo richiamare comunque la visuale a tutto schermo per gestire in maniera più agile il direzionamento dei flussi, l'eventuale sincronia fra lato conducente e passeggero anteriore. Vedete, tutto veramente a portata di mano, gestiamo l'intensità, la temperatura e qui direzioniamo i flussi, veramente molto molto semplice. Qui abbiamo comunque a che fare con un sistema che è accompagnato da tasti fisici qua nella parte bassa, gestiamo ad esempio da qui le modalità di guida, battery hold, quindi gestiamo quindi la modalità elettrica, ibrida, sportiva, quindi sfruttiamo effettivamente al massimo le prestazioni di termico e elettrico, mentre invece qui su individual possiamo, noterete, settare tutti i singoli parametri per avere una vettura pronta e capace di rispondere al meglio alle nostre esigenze. Qui invece l'accesso alle telecamere, in questo caso abbiamo soltanto la retrocamera, optional il sistema di telecamere a 360 gradi, retrocamera che comunque ha un'ottima risoluzione, ci permette anche a 180 gradi di avere un'idea molto chiara degli ostacoli che si trovano dietro alla vettura, si accompagna ai sensori di parcheggio anteriori, posteriori, ma anche laterali, perché comunque c'è un tema di angolo cieco non solo dietro ma anche davanti, con un cofano che è veramente lungo e presenta quella doppia gobba un po' in stile Mercedes SL. Chiaramente c'è la possibilità di accedere anche all'assistenza parcheggio e quindi, perché no, l'auto andrà a posteggiare da sola, proprio perché qui siamo con il cambio automatico e quindi semplicemente ci chiederà di inserire la marcia e il resto penserà lei. Vi faccio poi vedere le altre configurazioni. Qui andiamo, vedete, a gestire direttamente gli assistenti alla guida. Ci sono una serie di funzioni specifiche che sono legate appunto alla protezione dell'auto dai furti, alla protezione in caso di rimozione. Possiamo
richiamare direttamente il menu generale delle impostazioni. Qui invece l'impronta digitale, perché si può registrare il proprio profilo utente a bordo della vettura e quindi trovare semplicemente passando lì con il dito l'auto pronta e configurata così come l'avevamo lasciata. Questo è utile magari se si condivide la vettura in famiglia. E qui c'è invece un cursore a sfioramento per la gestione del volume dei media. Bello questo tunnel centrale, superficie in plastica nera lucida che trovo un po' delicata. Qui una vaschetta molto molto generosa, due portabottiglie, bicchieri, peraltro la possibilità, vedete, di configurare completamente il vano per bloccare magari dei contenitori un po' più piccoli, un ingresso USB tipo C, la slitta gommata per la ricarica wireless dello smartphone. Qui potremo ad esempio posizionare la chiave vettura, bracciolo centrale che non può scorrere in avanti e indietro perché vedete è sostanzialmente fisso. All'interno c'è un vano molto generoso con due ingressi USB tipo C, superficie inferiore rivestita. Vi faccio dare uno sguardo a questi sedili che sono veramente molto belli, pelle alcantara e configurabilità, vedete, anche per il poggiatesta che può venire sia in avanti sia alzarsi o abbassarsi, veramente molto comodi. Regolazione parzialmente elettrica, perché poi con il pacchetto optional si può avere comunque anche la funzione massaggio. Sono comunque riscaldabili e abbiamo, noterete, un cielo che è completamente nero, molto bello lo specchietto retrovisore senza cornice. Vi faccio dare adesso uno sguardo all'abitabilità posteriore. Beh, il generoso passo di 2 metri e 86 permette di avere tantissima abitabilità. Io sono alto 1,80 m, adesso ho arretrato completamente il sedile di guida. Vi faccio vedere quanto spazio ho a disposizione per le ginocchia, spazio che è tanto anche per la testa, non tocco il cielo dell'auto. Dietro si viaggia veramente molto comodi, c'è questo vano portaoggetti, ci sono le due bocchette del clima. Purtroppo non abbiamo in questo caso le prese USB per la ricarica dello smartphone, che arrivano optional. Noterete però l'ingombro generosissimo del tunnel centrale, quindi diciamo in 5 si può avere qualche difficoltà. Poggiatesta che sono molto comodi, non completamente abbattibili. Qui poi abbiamo un bel bracciolo centrale con porta bottiglie e bicchieri a scomparsa, guardate quanta l'attenzione al dettaglio, con tanto di superficie inferiore gommata. Vi dicevo delle luci ambiente che troviamo anche per chi siede dietro. Qui abbiamo la maniglia con luce di lettura doppia dedicata. Vi faccio adesso dare uno sguardo al bagagliaio. 360 litri che diventano 1375 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. L'ingresso avviene con l'elettroattuazione, perdiamo ben 135 litri rispetto alla versione non ibrida plug-in, perché la batteria si trova proprio qua sotto al piano di carico. Generosa la configurazione 40-20-40 per gestire al meglio lo spazio. Essendo questa una ibrida plug-in, c'è il problema dei cavi per la ricarica che non hanno un vero e proprio spazio dove collocarsi e quindi sono riposti in queste due valigette. Vi dicevo, non abbiamo la superficie inferiore, buona la configurazione con una serie di ganci in alto e in basso per ancorare il carico. Non manca poi la retina di separazione per eventuali animali a bordo. Questa allora era la prova su strada della C300 ibrida plug-in. Adesso però, come sempre, voglio sentire la vostra. Ditemi tutto qua sotto nei commenti. Scegliereste questa motorizzazione qua o la diesel? Leggo e rispondo volentieri a tutti. Prima di salutarci però, l'invito è quello solito: andate a curiosare in tutti i vari social di autoprove.it, vari Facebook, Twitter, Instagram, seguite il blog che è sempre aggiornato con le ultime novità e curiosità dal mondo dei motori, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube, perché ci troviamo sempre qui per la prossima prova su strada. Ciao!